Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e se state vedendo questo video, con molta probabilità vi siete appassionati al wrestling quando lo davano in televisione nei famosi anni del boom in Italia. Prima però è doveroso fare un passo indietro, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. La popolarità della WWF con l'Hulkamania e le prime WrestleMania toccò vette talmente tanto alte da arrivare fino a noi. Con il commento dell'indimenticabile Dan Peterson, anche i tifosi italiani poterono assistere alla messa in onda televisiva di alcuni pay-per-view, tra cui l'iconica Royal Rumble del 1992. Oltre che in televisione, però, fu possibile ammirare i grandi eroi del wrestling dal vivo con numerosi house show svolti nella nostra penisola. Uno di essi, quello del Palatrus Hardy di Milano, datato il 15 ottobre del 1988, fu un successo sia per l'affluenza del pubblico pagante che per la copertura televisiva. Siamo in compagnia di André the Giant, un personaggio che sfiora i 225 kg e i 2,20 m d'altezza. André, la prima domanda: cosa pensi di questo grande incontro che ti vedrà opposto a Tito Santana? Nel 94, Telepiù 2, che a quei tempi era considerato il canale principale della WWF nella TV italiana, accantonò il wrestling, preferendogli il calcio col campionato di Serie A. L'unica finestra in chiaro tornò ad essere Italia 1 col programma Superstars, sempre col commento del coach Dan. Perché i supereroi del wrestling con i bambini ci giocano. Sabato, Superstars of Wrestling è alle 20:30 su Italia 1. Anche se purtroppo la popolarità della disciplina era notevolmente scesa e quelli del 3 e 4 giugno 1994, rispettivamente a Milano e Roma, furono il canto del cigno per gli house show svolti su suolo italiano. Si trattò del WrestleMania Revenge Tour, che come main event presentò la rivincita tra i fratelli Hart, Bret e Owen, dove però, per colpa dell'insolito orario pomeridiano, l'affluenza del pubblico fu minima. E dopo? Beh, dopo si spense tutto. Spettacolare, emozionante, pazzo, unico. È il wrestling. Il mancato rinnovo dei diritti televisivi segnò l'inizio dei cosiddetti anni bui per il wrestling in Italia, anni in cui si perse completamente traccia del marchio WWF nel nostro paese. I fan di allora, rimasti in pochi dopo quel brusco calo di popolarità, cercarono di rimanere informati come meglio potevano. Internet era ancora agli albori e non tutti avevano accesso ad una rete domestica. C'è chi riuscì a sintonizzarsi a canali stranieri grazie alle primissime parabole e alla peggio chi sfruttava il passaparola e lo scambio di videocassette non ufficiali, spesso spedite da parenti o amici dall'altra parte del mondo. Argomento di cui vi ho già parlato nel video sul famosissimo match tra Bret Hart e Tom McGee. Anni di buio che secondo i più scettici non sarebbero mai finiti. Per molti la WWF, a quel punto trasformatasi già in WWE, non sarebbe più tornata nelle televisioni italiane. Poi arrivò il 2004. Tra poco il grande wrestling WWE. SmackDown. Dapprima tornato come fenomeno underground in seconda serata, SmackDown su Italia 1 divenne una colonna portante nell'infanzia di milioni di fan. Una moda accolta, se possibile, con un clamore ancor più potente rispetto che negli anni 80. Oggigiorno i fan più smaliziati avrebbero ancora molto da ridire sul commento ad opera di Christian Recalcati e Giacomo Ciccio Valenti, ma sarebbe folle non attribuirgli una grandissima parte di merito nella creazione di una nuova generazione di fan, tra cui il sottoscritto. Christian Recalcati al commento tecnico, Giacomo Ciccio Valenti con voi. Annate come il 2004, il 2005 e il 2006 sono state un'epoca d'oro in cui crescere, un qualcosa che se non avete vissuto in prima persona non potrete mai realmente capire. Ovunque ti girassi si parlava sempre e soltanto di wrestling. Non c'era negozio di giocattoli o edicola che non mettesse in bella mostra il logo della WWE. E quindi via di giocattoli, figurine, videogiochi, riviste, zainetti, astucci, un sacco di roba bella. Le altre 30 le trovi nelle classiche bustine SmackDown, una in ogni bustina. Le mitiche card di SmackDown. Così, dopo 10 anni d'assenza, dopo gli ultimi spettacoli del 1994, la WWE tornò con due house show del roster di SmackDown a Milano e Pesaro, con un'accoglienza di pubblico a dir poco fenomenale.
In quegli anni l'Italia si impose prepotentemente come uno dei mercati europei più caldi, secondo forse solo al Regno Unito. Per questo nella primavera del 2007 la WWE decise di premiare il calore della nostra penisola con la registrazione di una puntata del suo show di punta, Raw, rendendo quindi l'Italia una delle pochissime nazioni a poter vantare delle registrazioni di puntate settimanali canoniche al di fuori degli Stati Uniti d'America. Terminata la lunga introduzione, questa è la puntata di Raw del 16 aprile 2007, la prima e finora unica registrata su suolo italiano, più precisamente al Mediolanum Forum di Milano. La prima cosa che balza all'occhio è subito lo stage, non il classico di Roma, brandizzato con il tricolore. Tutte le volte che la WWE registra una puntata all'estero cerca sempre di caratterizzarla con gli usi e i costumi di quella nazione. Per esempio in Inghilterra sono sempre immancabili le cabine telefoniche rosse o i taxi neri. Qui in Italia però fanno un po' di confusione tra nord e sud, perché tutte le volte che ci fanno vedere delle immagini della città di Milano mettono in sottofondo questa musica. Erano indecisi tra la tarantella napoletana e O mia bella Madunina e alla fine hanno deciso di accontentare i fan del sud. Lo show si apre subito con Vince McMahon, ancora scottato dopo l'umiliazione di WrestleMania 23, dove venne rasato a zero da Donald Trump. In vista dell'handicap match di Backlash contro il solo Bobby Lashley, il chairman volle mostrare la dominanza del suo distruttore personale, Umaga, facendogli mettere in palio il titolo intercontinentale contro un tifoso italiano. Where are you from? San Fili Calabria! Si tratta del debutto ufficiale di Santino Marella, immediatamente sorretto dal calore del pubblico nostrano. Soccer chants. Yes. What the hell does that mean? Ovviamente il match non è nulla di competitivo, il Samoan Bulldozer domina facilmente il fan, ma è provvidenziale l'arrivo di Bobby Lashley che, atterrando Umaga, permette al buon Santino di vincere. Ci tengo vivamente che non sottovalutiate l'importanza di questo momento. Riuscite a credere che a quei tempi il mercato italiano fosse così forte da spingere la WWE a creare un nuovo personaggio per rappresentarci? In alcuni house show è capitato magari che Nunzio vincesse il titolo dei pesi leggeri, ma questo è un livello decisamente superiore. Il debutto di un nuovo personaggio che, dal pubblico, va a sfidare il campione intercontinentale riuscendo per di più a far sua la cintura. Grazie a WWE e forza Italia! E lo so cosa state pensando, ma in realtà Marella non è veramente italiano. Ma chi se ne frega, in quel momento a nessuno fregava chi fosse o da dove venisse in realtà. Eravamo solo contenti nell'assistere al miracolo di Milano. Assolutamente, siamo felici, un nostro connazionale è diventato campione intercontinentale. Non ci posso credere. Avendo già nominato Dan Peterson, Valenti e Recalcati, sarebbe ingiusto tagliare fuori dal discorso anche il duo di commento più longevo, Luca Franchini e Michele Posa, qui protagonisti di due intermezzi. I due non hanno realmente commentato la puntata da bordo ring, tale compito venne poi realizzato in seconda sede negli uffici di Sky, però è bello che la federazione li abbia mostrati e nominati come voci ufficiali italiane del roster di Raw. Volendo essere completamente onesti, però, le frasi dette nello specifico dal bardo vennero prese malissimo dai fan su internet. Ci sono proprio tutti, da Gatto Gattone a Renzi la strega, dunque non state lì a soffiare nelle cannucce né a spingere le biciclette. Raw, Italy, Milano. Non è stato professionale, ecco perché il wrestling viene considerato una pagliacciata. Erano questi i commenti che si continuano a leggere sui forum. Anche se in difesa del commentatore c'è da dire che lui stesso considera quelle uscite delle minchionate dette così giusto per far sorridere. E che comunque non sono mai state la ragione per cui la mania del wrestling sia andata man mano a scemare. Dovevo dire delle fesserie, oh, erano tutti lì, come se fossimo alla cerimonia di incoronazione del nuovo Buddha. Allora ho detto, ma io dico tre scemate, cioè, ma vuoi che non le dica io tre scemate? Ma sì, al massimo mi prenderanno per pirla, cioè... Dubito fortemente che Posa volesse gettar fango o schernire la disciplina. Penso che volesse solo esternare il suo entusiasmo cercando di far ridere gli spettatori.
Poi che ci sia riuscito o meno, quello è un altro discorso. Proseguendo con gli avvenimenti più importanti della notte milanese, c'è il Divas Fashion Show, condotto da tal Paolo Manila. Direttamente qui, sul ring, portiamo la WWE, il Divas Fashion Show! Cosa? Che cos'è che presentiamo? Il Divas Fashion Show consiste in una sfilata dove il pubblico voterà la più attraente. Indicherò e presenterò ognuna di loro e voi con l'applauso e con gli urli decreterete la vincitrice. I fan premiano la bellezza di Torrie Wilson e questo fa infuriare Melina che la attacca, anche se può consolarsi sapendo che è comunque la campionessa femminile. Meno male che la cintura non venne messa in palio in una boiata simile. Negli incontri secondari, coloro ad aver ricevuto l'accoglienza più carica sono stati senza ombra di dubbio gli Hardy Boyz, anche se sfortunatamente Jeff è stato sconfitto da Lance Cade. Nel main event, invece, il campione WWE John Cena affronta i Rated RKO Edge e Randy Orton in un handicap match. L'anno prima il rapper di Boston venne accolto a furor di popolo quando partecipò ad una delle serate del Festival di Sanremo. Venne bloccata un'intera via dai fan in coda per incontrarlo. Ma qui a Milano il pubblico è diviso e non mancano i fischi per lui. Il main event è un incontro normalissimo dove purtroppo ogni tanto la stanchezza dei lottatori reduci dal tour europeo si fa sentire. Il finale è molto concitato con addirittura l'interferenza di Shawn Michaels ed è proprio grazie ad una switch in music che il bostoniano sconfigge i Rated RKO. La settimana seguente John Cena e Shawn Michaels si affrontarono nel fantastico main event di Londra durato quasi un'ora intera dove l'Heartbreak Kid si rifece dopo la sconfitta di WrestleMania 23. Tutto parte della costruzione del divertentissimo Fatal 4-Way che avremmo poi visto nel main event del pay-per-view Backlash. Questa era la puntata di Raw del 16 aprile 2007, svolta al Forum di Milano, la prima e finora unica puntata di Raw fatta in Italia. E so di avervi parlato solo delle cose più importanti e non di tutti i match in card, ma perché non volevo rendere questo video una semplice recensione. Se si analizza l'intero show si scoprirà che è abbastanza dimenticabile, ad eccezione dell'inizio con il debutto e la vittoria del titolo di Santino Marella. Il vero ricordo è reso possibile dal calore dei fan. Non sarà una grande puntata di Raw, ma per noi italiani è la nostra storica ed importantissima puntata di Raw. Poi chi come me possiede questo bel DVD, WWE Live in Italy, saprà che sempre al Forum di Milano ci sono stati anche la ECW e SmackDown. Ecco, lo show blu è già più bello, Batista e Undertaker la fanno da padroni, e in più dovete sapere che fu la 400esima puntata di SmackDown, un gran bel traguardo vissuto nel nostro paese. Ma proprio perché fu la prima ad essere registrata, quella puntata di Raw ha assunto un'importanza storica ed invidiabile. Per il pubblico italiano ricorda un periodo di spensieratezza e magia che difficilmente rivivremo mai. Infatti, soltanto 2 mesi dopo, la tragedia Benoit portò alla cancellazione di SmackDown da Italia 1 e dopo il già tristissimo lutto di Eddie Guerrero nel 2005 segnò la fine della massima popolarità del wrestling nella penisola. Anche senza tener conto della recente pandemia, ora è già tanto se riusciamo ad avere qualche live event. E per chi continua a chiedere a gran voce la registrazione di una nuova puntata di Raw o SmackDown a Milano o a Roma, si dimentica che la pirateria ci ha fatto perdere un sacco di posizioni. Non contiamo più come nel 2004 o nel 2005, e una nazione non disposta a pagare per degli spettacoli non potrà mai rappresentare un mercato valido e degno di essere premiato dalla WWE come in passato. Quel periodo è la mia infanzia, è ovvio che mi manchi. E alla fine questo video serve proprio a questo, essere un punto di ritrovo per ricordare i bei vecchi tempi. Quindi perché non ampliare quel ricordo rivivendo l'intera puntata? Questa sera alle 21 sarò in diretta sul mio canale Twitch, link in descrizione, per vedere quella specifica puntata di Raw tramite il WWE Network, con una retro reaction. Ricordatevi stasera di fare un salto per rivivere in live il debutto di Santino e il calore del pubblico italiano.
Prima di chiudere però voglio ringraziare tutti quei canali YouTube che hanno ricaricato le vecchie puntate e le vecchie pubblicità della WWF. Wrestling It per la puntata di Superstars del 94, Fede 93 per gli spezzoni di SmackDown, Bootleg contro la noia per l'House Show al Palatrussardi e soprattutto il video di Luca Franchini su tutti i vari spettacoli italiani tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, da cui ho preso molte informazioni per l'introduzione di questo mio video. Grazie a tutti. E dai Frank, falla sta seconda parte sugli show degli anni 2000, su! Ora sì che posso chiedervi che ricordi avete di quella famosa e importantissima puntata di Raw del 16 aprile 2007 al Forum di Milano. E soprattutto, qualcuno di voi c'era tra il pubblico? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. E adesso i bestioni, quelli americani, il wrestling dal Palatrussardi di Milano. Oh, domani alle 2, ok? Su Italia 1, sempre qua. Ci vediamo, fratelli.